Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E doccia appena fatta, capello un po' sparato. E oggi facciamo la barba. Barba di 2 giorni e mezzo. L'ho lasciata crescere un pochettino perché il rasoio che useremo oggi è un rasoio un po', diciamo, un po' mordace, ma non è particolarmente cattivo. Però effettivamente ha un'esposizione, lo vedrete, importante. Rasoio Fine Marvel, guardate che linee particolari che ha questo rasoio, spero che metta fuoco, e a me ricordano molto delle linee anni 50, non lo so, sono io che, molti dicono che a molti esteticamente non è piaciuto sulla pagina di Facebook, io invece lo trovo esteticamente molto carino, cioè con questa squadratura, questa rotondità del pettine, solo che qui l'autofocus purtroppo non va, vabbè. E ve lo faccio vedere così. E l'ho trovato insomma comunque molto, molto gradevole esteticamente, almeno dal mio punto di vista. No? Ecco, forse così si vede meglio. Gradevole e molto, come vedete, è un'esposizione importante. Guardate, lo vedete già di qua. Guardate che esposizione. Marvel, della Fine. Come saponi useremo una linea di Godfella Smile, il limone di mare, Sea Citrus. Già il nome vi fa intendere la fragranza, una fragranza agrumata con delle note che possono ricordare vagamente quella che è l'acquamarina, insomma. Limone, sì, quel limone, io non sono un grande naso, però è agrumato con delle note che lo correggono, ecco, diciamo così, piacevole. Parliamo di mare, parliamo di un rasoio che comunque ha un'esposizione importante, quindi diciamo, come si dice in pogonotomia, uno squalo, e allora a questo punto le lamette non possono che essere le shark, squalo. Le shark in questo caso nel modello Chrome Blade, cromate, quindi quelli più scorrevoli per evitare di ucciderci. Scherzo, perché anche le stainless vanno benissimo. Shark molto chiacchierate come lamette, alcuni ritengono che non siano particolarmente docili, vedremo cosa succederà. Armiamo intanto il rasoio. Il rasoio, ecco la lametta shark. Eccola qua. La mettiamo sul pettine. Eccola qua. E vediamo un po' l'esposizione. Di Fine io ho anche acquistato lo slant bar, che però ha un altro prezzo, costa 3 volte tanto, eh. Ed è diverso, molto più leggero, in alluminio, questo penso che sia ottone. Ecco, voi potete vedere se l'autofocus ci fa la grazia, l'esposizione della lama. Non scherza, eh? Non scherza. Allora, dicevamo, sapore di Goodfellow Smile, Sea Citrus, il limone di mare. Andiamolo a montare con l'ultimo pennello che ci ha mandato in prova di Essence Cosmetics, sempre sintetico, in questo caso col ciuffo Tuxedo, manico verde, ciuffo nero Tuxedo, che è leggermente più duro, chiamiamolo così, rigido, rispetto al super soft con cui è stato fatto anche il pennello degli amici della Pogonotomia. Allora, cosa facciamo? Facciamo scorrere l'acqua. Io monto così, anche questi saponi, la pasta di sapone. La pasta di sapone. Due gocce. Pennello umido. E vado a prelevare
Vedete che sono salite due gocce e le setole di questo ciuffo taxido vanno a prelevare tutto il sapone che vogliamo, la pasta di sapone che vogliamo. Vediamo come monta poi in ciotola. Ecco qua. Lasciamo da parte un attimo il sapone, ciotola. Vediamo. Già così, già con l'umidità della ciotola che era bagnata, il montaggio sta prendendo corpo e vedete che la crema si è già formata, no? Ma noi mettiamoci ancora un po' d'acqua. Montare monta bene. Con il pennello sintetico, come al solito, possiamo spingere, quindi non abbiamo problemi di quelli che abbiamo col tasso, ad esempio. E guardate che montaggio. Insomma, ce n'è. Allora, mi bagno il viso. E iniziamo a montare. Aggiungiamo un po' d'acqua. Bel montaggio denso, ma non troppo, perché se è troppo denso, secondo me, non fa scorrere bene la lama. Deve essere una via di mezzo. Il Tuxedo si conferma una buona setola. Ecco qua. Sottraiamo le mani. Ed ecco qua il nostro Marvel Fine. Molto aggressivo, eh? Che poi è aggressivo e sbagliato, perché non è che morde nessuno, eh? La lama è esposta, quindi bisogna stare un attimo attenti con l'angolo di attacco. Però scorre molto bene. Allora, sulla pelle io lo sento molto ben progettato, cioè lo sento funzionare bene anche se la lama è esposta.
non mi fa. Questa è Shark. Al momento, poi devo testare. Sembra radar come Dio comanda, perché scorre, però devo toccarmi ancora a vedere quanto ha portato via, penso quasi tutto. Forse esiste una polizia un po' più. Sì. Ottima combinazione, rasoio lametta. Chi mi ha criticato la Shark, a chi mi rispondo, ma a me non mi dispiace. Ne ho prese due confezioni per provarla, adesso l'ho preso anche la Stainless, che poi proveremo un'altra volta. Sciacquiamo il viso. Andiamo di obliquo. Un po' d'acqua, un po' di più scorrevole. Adesso c'è fuori sempre la mano per dare l'impugnatura importante. Morde, complice l'esposizione che gli dà il rasoio, ma scorre bene. Questa è una zona più delicata per me, perché è il mio contropelo. Direi che c'è tutto, cioè non c'è più niente in realtà, ma facciamo ancora per dovere di firma un contropelo. Siamo puntigliosi.
leggero, andiamo su. Alcuni mi hanno contattato dicendo: ma il contropelo io ho un po' paura, e io dico sempre: ma attenzione, perché il contropelo in realtà è più facile, secondo me, perché non c'è più niente, non ci deve essere più niente. La pelle è già abituata al rasoio, la terza passata, è un dettaglio. Allora, sciacquiamo il viso. Sciacquiamo, asciughiamo il viso sciacquato e andiamo a fare un discorsino. Rapido, rapido. Ma prima del discorsino, l'aftershave. Anzi, dopo barba, visto che stiamo parlando di un prodotto italiano, sempre sì, citrus, limone di mare, di Goodfella Smile. Questo è un AS profumo anche, quindi si può usare come profumo. Abbondiamo. Ecco qui è pungente, molto molto agrumato, quindi consigliato a chi piace gli agrumati, con delle note che lo caratterizzano però. Allora, partiamo appunto dal fondo, anzi, quindi dal fondo viene l'aftershave. Qui asciughiamo un attimo la confezione. Allora, abbiamo provato questa linea. Qui sono sempre sporco io. Sì, Citrus di Goodfella Smile. Allora, come tecnica di montaggio, la crema è molto valida. Garantisce un montaggio, è una pasta di sapone. Garantisce un montaggio protettivo, si può regolare a seconda delle necessità e non ha nessun tipo anzi, lascia un post abbastanza gradevole. Al passaggio della lama, che andiamo anche a recensire, ha permesso una rasatura confortevole e quindi diciamo si è promosso. Partiamo dalla lama, perché prende il rasoio, la Shark. A me ne avevano parlato non bene, dico la verità. Ho voluto provare con il mio rasoio, con le mie mani, e devo dire che questa Shark, questa qua, Chrome, Super Chrome, Super Stylish, Super Chrome, quindi comunque stylish ma cromata, mi ha offerto una rasatura impeccabile. Non mi ha dato problemi, non mi ha dato irritazioni, non mi ha dato particolari cose, quindi vedete anche voi, guardate. Mi ha dato tutto, è scivolata liscia, insomma. La mettiamo nel suo cimitero, ma ha fatto il suo dovere egregiamente e quindi per me è promossa. Come promossa, ovviamente, dico ovviamente perché l'avevo già provato, il rasoio che mentre io lo slendro non l'ho ancora provato, quindi magari lo proviamo veramente insieme. Questo ha un costo assolutamente accessibile, ha una forma che secondo me è particolare, cioè vale la pena, cioè non, guardate che pettine, no? Io lo trovo molto carino, lo trovo molto particolare. Può non piacere, alcuni mi hanno detto ma è brutto, io sinceramente lo trovo bello, cioè bello, lo trovo esteticamente gradevole, con questo, anche questo manico, qua c'è il logo della faina, non so se si vede bene. Questa esposizione è importante, ma voglio dire, fa parte della varietà dei rasoi. Cioè, è chiaro che io preferisco esposizioni più docili, l'ho sempre detto. Però,
Se il rasoio è tecnicamente ben progettato, anche un'esposizione importante non dà problemi, a condizione che la mano del rasatore sia una mano capace di usare l'inclinazione giusta, perché sennò ci si rovina la faccia, cioè questo è il discorso fondamentale, no? Bisogna essere capaci di usarlo, però questo qua è fatto bene, cioè non ci si taglia per il rasoio, ecco, non ci si irrita per il rasoio, è promosso da questo qua. Cerchiamo questo pennello, che è l'ultimo che ci ha mandato in test la DS Cosmetic, che ringraziamo, che è un tuxedo che fa il suo dovere, insomma. L'impugnatura è corta e quindi permette anche diciamo, un raggio in viso agevole. Tuxedo è un ciuffo che insomma si conosce, caratterizzata da una certa morbidezza, ma anche non troppo, insomma, comunque può montare anche saponi duri. DS Cosmetic ce l'ha mandato in prova e noi l'abbiamo provato, e quindi eccolo qua. Io vi ringrazio, vi saluto e grazie per aver apprezzato i nostri nuovi loghi, e per aver insomma così aumentato ancora i nostri chiamiamoli follower. Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, noi siamo qua, noi perché siamo sempre io che faccio i video, ma c'è l'importantissimo lavoro in ordine alfabetico, Luca Esposito e Matteo Preda, che sulle foto, sulla storia, insomma, cioè, siamo una squadra che ha unito, diciamo, anche persone che non si conoscevano, noi non tutti noi tre ci conoscevamo, con la rasatura, cioè, ci ha uniti ed è nata questa cosa, cioè ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha le sue peculiarità, e riusciamo a gestire più cose, quindi la pagina di Facebook e canale YouTube. Grazie a tutti, buona domenica e buona barba a tutti.